Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi nuovo video dedicato all'abbigliamento realizzato in collaborazione con Shein, l'ultimo prima delle vacanze estive. Qualche giorno fa ho ricevuto 12 articoli che ho selezionato personalmente e che oggi voglio mostrarvi indossati. Vi anticipo che vedrete diversi capi colorati e anche diversi set con pantaloncini che io amo particolarmente in questo periodo dell'anno. E su Shein sinceramente non mi dilungo, sapete che è un sito che adoro, è un punto di riferimento per lo shop online di abbigliamento a livello mondiale. Trovate migliaia di capi nuovi aggiunti ogni giorno, sia basic che di tendenza, e i prezzi sono alla portata di tutti. Nell'info box come sempre troverete i link di tutti i capi che state per vedere, più il mio codice sconto Q4 Lady Glow per usufruire di uno sconto del 15% extra sui vostri ordini senza nessun limite. Ora, come avrete notato, il codice cambia spesso, più o meno ad ogni campagna. Io cerco di tenerlo aggiornato nell'info box dell'ultimo video pubblicato, ma se non vi funziona scrivetemi qui su Instagram, così vi mando quello attivo al momento. Direi che ho parlato abbastanza, possiamo cambiare stanza, ho fatto anche la rima, e così cominciamo a vedere gli articoli indossati. Cominciamo con questa camicetta in seta sfumata Kandinsky Inspired che indosso nella taglia XS. Io ho fatto il liceo artistico e quando ho visto su Shein una linea di camicette di seta ispirate ai grandi capolavori del passato sono letteralmente impazzita, le vorrei tutte. Questa è ispirata al quadro Painting with Girl Center di Kandinsky, appunto del 1913. Indosso la taglia XS, il tessuto è quindi 100% seta, un tessuto morbido, setoso, fluido, leggero, assolutamente lussuoso. Il modello è semplicissimo, ha un taglio dritto, colletto con bottoncini frontali in madreperla, non ha tasche. I jeans sono quelli sempre di Shein che vi ho mostrato all'ultimo video. Perdonate le maniche risvoltate, ma ci sono oggi 33 gradi, quindi devo fare qualcosa per non svenire. Cosa volevo dire in particolare? Che è caratterizzata da questa meravigliosa fantasia, quindi sfumata, sui toni del viola, arancio, rame, beige, davvero elegantissima. E vi segnalo che trovate anche la gonna a portafoglio abbinata sempre in seta se volete fare un bel completo. Io la trovo davvero molto bella, è assolutamente fedele alle foto presenti sul sito. Diciamo che non si nota particolarmente il legame con il quadro, insomma bisogna saperlo che è ispirata a questo quadro di Kandinsky, però comunque è una camicetta estremamente elegante e versatile, adatta sia ad occasioni formali che casual. Diciamo che con la seta non si sbaglia mai. Poi ho scelto questa camicetta in seta stampata Van Gogh Inspired. Indosso sempre la taglia XS e la camicetta è ispirata al quadro The Starry Night di Van Gogh. Direi che in questo caso l'ispirazione è molto evidente perché la camicetta è proprio identica al quadro. Io indosso sempre la taglia XS, è specificato sul sito, ma visto che io non l'avevo capito vi segnalo che è realizzata in 100% seta leggera, che è sempre una seta di alta qualità, ma è super sottile e leggera, è leggermente trasparente, ma come vedete non in un modo fastidioso. Io non amo le camicie, insomma, i capi di abbigliamento trasparenti. È veramente un tipo di seta, insomma, morbidissima al tatto ed è quindi super sottile, freschissima da indossare, perché è proprio come un velo, cioè si muore di caldo. Io con questa sto benissimo perché è praticamente come non indossare nulla. Per quanto riguarda il modello, ha quindi una scollatura a V sulla parte frontale. Abbiamo una lunga fila di bottoncini, sono rivestiti con lo stesso tessuto, quindi del resto della camicia, che sono presenti anche sul fondo delle maniche, e ha un taglio come vedete dritto ed è caratterizzata da questa meravigliosa fantasia che riprende alla perfezione la notte, quindi stellata di Van Gogh, quindi con questi colori sul blu, sull'azzurro, sul giallo, colori saturi e vibranti. Io la trovo davvero deliziosa questa camicetta, è freschissima, piacevolissima da indossare, è cucita benissimo, è una camicetta che non passa inosservata, elegante e artistica, quindi sicuramente super consigliata agli appassionati di Van Gogh e non solo.
Proseguiamo con questo set composto da blazer a maniche corte aperto davanti e shorts con culisse color khaki. Indosso la taglia XS, quindi sicuramente vi consiglio una taglia in meno. Il tessuto è 100% cotone, è un tessuto un po' grezzo, fresco, leggero e non elastico, che necessita quando arriva di una bella stirata, dopo insomma cambia completamente aspetto. Comunque è un set super essenziale, ha quindi questo blazer a maniche corte e con collo con risvolto, spalline cucite internamente che possono facilmente essere rimosse e quindi aperto davanti, e ha un taglio come vedete dritto e ampio. I pantaloncini sono a vita alta con elastico in vita e culisse solo decorativa, perché insomma questi lacci sono solo cuciti sul pantaloncino, quindi non sono, diciamo così, funzionali. Non hanno tasche laterali e sono, diciamo, un po' corti, però direi non esageratamente, insomma la cosa non dà sicuramente fastidio. E come vi dicevo è super essenziale, ma nella sua semplicità devo dire a me piace molto. Questo è un set fresco, comodo da indossare, perfetto insomma per mille occasioni. I due pezzi sono molto sfruttabili anche separatamente, perciò per me è sicuramente un sì e io lo indosserò spesso e volentieri. Cambiamo completamente genere con questo set composto da cardigan con scollo profondo e shorts e color champagne con paillette. Questo è un set molto amato e venduto su Shein, infatti è spesso sold out. Vi segnalo che trovate anche la taglia XS, io però ho scelto la S, sia perché ho letto in diverse recensioni che veste poco e poi perché il cardigan volevo assolutamente portarlo in questo modo, quindi con qualcosa sotto, non sicuramente con insomma il reggiseno ancora insomma il seno al vento. Comunque i pantaloncini infatti sono leggermente grandi per me, però il cardigan una taglia in meno sarebbe stato davvero importabile, quindi direi che ho fatto bene e vi consiglio una taglia in più. Il tessuto è 100% poliestere e ha una fodera interna beige. Il tessuto principale è tipo tulle, elastico e semi trasparente, e poi è tempestato proprio di piccole paillette tonde e color champagne oro chiaro. Io adoro letteralmente questo colore, è super sobrio e raffinato. Lo trovate anche anche in nero, io sicuramente preferisco questo tipo di colore, così appunto più elegante secondo me. E poi è un tessuto che comunque non punge, non graffia sul corpo ed è molto morbido e piacevole da indossare perché è elastico, quindi si adatta comodamente al corpo. Il top, diciamo così, la giacca, il cardigan ha maniche lunghe e strette e spalline imbottite, questo scollo quindi sicuramente è profondo, quindi molto basso, e poi una vestibilità sicuramente ridotta, si chiude frontalmente con tre gancetti in metallo. I pantaloncini sono semplicissimi, sono a vita alta, senza tasche laterali, si chiudono con zip sul retro, sicuramente sono per me un po' larghini, infatti come vedete non sono proprio aderenti sul fondo della gamba, però con la giacca sopra la cosa non dà fastidio e per fortuna non sono esageratamente corti. Sicuramente si tratta di un tessuto un po' delicato, infatti bisogna fare attenzione a non tirare fili e non far cadere paillette, soprattutto questi tre gancetti frontali insomma sono veramente un danno ambulante. Io non so se indosserò mai questo completo, però lo trovo davvero bellissimo, secondo me è puro glamour, è un set super cool, sexy ed elegante allo stesso tempo, sicuramente appariscente, ideale per serate, quindi per feste e occasioni speciali. È fatto bene, il tessuto è di buona qualità e potete sfruttare i due pezzi anche separatamente e indubbiamente faranno la differenza in qualsiasi tipo di outfit, quindi se amate brillare questo ve lo consiglio al 100%. Continuiamo con questo set nero composto da blazer con maniche a tre quarti e shorts con cintura ad anello. Lo indosso nella taglia S, che per me è un po' abbondante, però la XS purtroppo non c'è, quindi questa è la misura più piccola. Anche in questo caso parliamo di un capo molto amato e venduto su Shein. L'anno scorso l'ho mostrato in verde lime, l'ho adorato, questa volta l'ho scelto in nero, ma lo trovate anche in altri colori e stili bellissimi, super sgargianti, dal blu cobalto all'arancio
arancio al rosa neon. Il tessuto è 95% poliestere e 5% spandex. È un tessuto morbido, setoso, non elastico. La giacca non ha spalline imbottite, in questo caso ha collo con revers, è foderata internamente, ha maniche a 3/4, ha due finte tasche laterali a filetto, si chiude con un singolo bottone frontale dorato e ha un taglio solo leggermente avvitato. I pantaloncini sono a vita alta, si chiudono con zip laterale, hanno questa finta cintura, quindi con doppio anello in metallo dorato, che è un dettaglio insomma molto di tendenza. E come vi dicevo, insomma, per me sono un pochino ampi, larghi in vita, già lo sapevo, come gli altri che ho già, quindi in verde lime, però sinceramente la cosa con la giacca sopra non si vede e non dà assolutamente fastidio. Io lo trovo splendido questo completo, vi assicuro che è fatto benissimo e che poi dal vivo fa veramente una splendida figura. Mi piace perché è giovanile ed elegante nello stesso tempo ed è perfetto sia per il giorno che per la sera. Io in generale adoro i completini con shorts, quindi con pantaloncini, perché li trovo molto pratici. Sicuramente i pantaloncini sono più comodi di una gonna, meno formali di un pantalone e mettono in risalto le gambe, quindi il nero poi in questo caso lo rende estremamente versatile, quindi per me questo è un articolo, un capo super promosso. Proseguiamo con questo set composto da gilet blazer o blazer smanicato e shorts a righe in bianco e grigio. Indosso la taglia XS, quindi vi consiglio una taglia in meno. Il tessuto è 97% poliestere 3 spandex, è un tessuto morbido, leggero, non elastico, è anche particolare perché non so se riuscite a vederlo in camera, però dal vivo vi assicuro che ha una trama che ricorda un po' il lino. La parte superiore, quindi questo blazer smanicato, ha collo con revers a lancia, non è foderato internamente, ha due tasche laterali con patta, si chiude frontalmente con due bottoni tartarugati, ha un piccolo spacchetto sul retro per una maggiore libertà di movimento, un taglio assolutamente dritto. I pantaloncini sono a vita alta con fascetta, quindi in vita, zip e bottone, hanno due tasche laterali. Tra i due pezzi io preferisco il gilet blazer, quindi, perché ha proprio questo taglio poi così leggermente ampio e comodo, insomma veramente così come piace a me, mentre i pantaloncini hanno una vestibilità un po' strana che non mi fa impazzire, sia perché terminano come vedete un po' troppo svasati sul fondo, che avrei preferito un pochino più aderenti alla gamba, e poi perché sono obiettivamente un po' troppo corti. Ad ogni modo, nel complesso il set mi piace molto e lo trovo insomma molto elegante e sofisticato, e soprattutto il gilet io lo sfrutterò tantissimo anche per creare altri outfit, perché mi piace tanto proprio sia il taglio, quindi, che il tessuto, quindi per me nel complesso è assolutamente promosso anche questo capo. Poi ho scelto quest'altro set lilla, composto da camicia con spalle cadenti e shorts con culisse ricamati e traforati, che indosso nella taglia XS, quindi anche in questo caso vi consiglio una taglia in meno. Il tessuto è 100% poliestere, un tessuto morbido, leggero e non elastico. Il colore è una meraviglia, come vedete è un lilla sofisticato, ma non di quelli, insomma non è troppo chiaro, troppo delicato, è un lilla bello saturo e anche molto modaiolo. La camicia ha spalle cadenti, una vestibilità sicuramente abbondante, maniche quindi lunghe con polsini, un orlo arrotondato sul fondo e più lunga sul retro, e ha quindi assolutamente un taglio dritto, bottoncini anche lilla, quindi sempre in tinta. I pantaloncini sono a vita alta con culisse sempre solo decorativa, quindi non, la vita non è regolabile, perché questi laccetti sono solo cuciti al pantaloncino, hanno due tasche laterali come vedete, e non sono trasparenti perché sono interamente foderati con tessuto in tinta, quindi solo la camicia è leggermente trasparente sulle parti praticamente ricamate, quindi sulle parti traforate. Sicuramente io avrei preferito una vestibilità un po' meno ampia per la camicia, però devo dire che portata in questo modo, quindi con le maniche insomma rotolate, con qualcosa sotto, secondo me sta bene, insomma almeno a me piace molto, proprio me lo sento molto nelle mie corde. Insomma questo set è fresco, è giovanile, è comodo da indossare, è perfetto per tutti i
giorni, poi questo colore, devo dire, veramente la ciliegina sulla torta. Quindi se come me amate i set, quindi con pantaloncini, questo vi consiglio di prenderlo in considerazione. Poi ho scelto questo set composto da camicetta con spalle cadenti e pantaloni fucsia. Indosso la taglia S, che è la più piccola disponibile per questo capo. Io l'ho scelto in fucsia, ma lo trovate anche in verde brillante e ora anche in blu cobalto. Ho scelto questo set perché volevo vedere dal vivo se era davvero così bello, perché è sempre sold out, e poi perché ho letto veramente decine di recensioni entusiastiche. E ora che ce l'ho, sinceramente capisco l'entusiasmo, perché è davvero uno spettacolo. Il tessuto, innanzitutto, mi piace tantissimo questo colore, insomma questo fucsia rossastro, come vedete, caldo, intenso, vivace, femminile, davvero bellissimo. Il tessuto è 100% poliestere ed è un tessuto abbastanza spesso e consistente. Nelle foto sul sito sembra molto leggero, ma così vi assicuro che non è, e poi è veramente super fluido e molto morbido. La camicia è il massimo della semplicità, è una camicia quindi con spalle cadenti che ha un taglio dritto e ampio ed è anche abbastanza lunga. I pantaloni sono a vita alta con elastico in vita. In questo caso abbiamo finalmente culisse regolabile, quindi si possono stringere in vita. Hanno due tasche laterali, hanno anche due tasche sul retro, e poi hanno un taglio dritto, quindi ampio, fino al fondo della gamba. Sono leggermente lunghi, io sono alto 1,65 m, andrebbero un po' accorciati per portarli con un paio di sneakers, ma non ci penso affatto, non li voglio proprio toccare perché mi piacciono tantissimo. Vorrà dire che li userò con un po' di tacco, non ho parole, insomma, perché lo trovo davvero meraviglioso io questo set, e mi piace proprio tutto. Mi piace il modello, mi piace il colore, mi piace il tessuto così morbido e che cade bene addosso. È un set comodo, versatile, molto di tendenza in questo momento, che ha superato le mie aspettative, e lo consiglio vivamente a chi ama osare con i colori. È un completo elegante, sportivo, modaiolo, quindi assolutamente trendy, tutto in uno, quindi anche femminile, insomma. Quindi io sono super soddisfatta di questa scelta, e sicuramente dopo l'estate lo prenderò anche in verde. Proseguiamo con questa tuta nera in denim con maniche corte, bottoni frontali e gamba svasata, che indosso nella taglia XS. Io l'ho scelta in nero, ma la trovate anche in bianco e in varie sfumature di blu. E come vedete, la parte superiore ha una parte superiore, quindi a camicia, con colletto, due tasche sul petto, si chiude frontalmente con bottoni, quindi argento, ha fascetta in vita con passanti, quindi volendo potete indossarla anche con una cintura. Scende quindi a due tasche sul retro, dimenticavo, davanti non ce ne sono tasche, ma ne ha due sul retro, e veste quindi scende aderente fino alle ginocchia, e poi termina quindi leggermente svasata, ma non in modo eccessivo. La zampa è veramente delicata, quindi non esagerata. Il tessuto è prevalentemente cotone, poi c'è un minimo proprio di poliestere e spandex. È un tessuto comunque abbastanza elasticizzato, anche bello consistente e pesante, diciamo non proprio molto estivo, è un po' rigido. È una gran bella tuta a mio avviso, è sicuramente ben fatta, perfettamente rifinita, un modello perfetto per mettere in risalto le curve, e il denim, il jeans è veramente di buona qualità. L'unica pecca, insomma, per me personalmente, per il mio fisico, è che mi stringe un po' sul petto, quindi in questa parte, nella zona superiore, però sotto è perfetta, anche la lunghezza è perfetta, quindi la mia taglia è questa. Vorrà dire che la indosserò in questo modo, quindi un po' sbottonata, quindi nella parte superiore. Ma se amate come me le tute in jeans, questa secondo me è veramente, prendetela, insomma, senza pensarci due volte, perché vi assicuro che questo modello, un modello simile, un modello fatto in questo modo, è veramente difficile da reperire. Cambiamo completamente genere con questo abito bianco lungo ricamato con maniche a palloncino e volant. La prima cosa che devo dirvi su quest'abito è: prendete almeno una taglia in più. Io l'ho fatto ed è ancora un po' piccolino, come vedete tira un po', insomma, sul punto vita, ci entra a malapena, diciamo che non era questa la vestibilità che immaginavo. Ad ogni modo, il tessuto è 100% cotone, è un tessuto veramente di ottima qualità, è morbido, sottile, quindi comunque leggero,
leggero, fresco, molto più agevole insomma da indossare, e non trasparente, o meglio solo poco trasparente, perché comunque è foderato sia sulla parte frontale che sul retro, quindi fino a metà coscia. Per quanto riguarda il modello, ha quindi scollo a girocollo, è impreziosito da queste maniche insomma scenografiche a palloncino con elastico sul fondo, ha questi volant poi sulla parte superiore, quindi sia sulle spalle insomma che sul petto, ed è, si chiude frontalmente, quindi fino per tutta la lunghezza, con questa fila di bottoncini in madreperla. Il ricamo è molto bello ed elegante, tipo pizzo San Gallo, con ricami alternati, traforati e pieni in rilievo. Come vedete ha una fascia traforata sul punto vita praticamente, e poi scende morbido e ampio, leggermente svasato fino in fondo, termina poi con un bellissimo orlo smerlato, non so se riuscite a vederlo, insomma veramente merita, molto molto bello, e poi non è proprio lunghissimo fino ai piedi, quindi questo volendo si può indossare anche con un paio di scarpe basse. È molto bello, sicuramente è un abito perfetto per essere chic ed eleganti anche nelle calde giornate estive, se vi piace il genere e sicuramente vi consiglio di prenderlo perché merita. E l'unica cosa, tenete presente insomma che il cotone comunque non è stretch, quindi non si allunga, quindi sicuramente una taglia in più. Io infatti molto probabilmente lo prenderò taglia M. Proseguiamo con questo abito stampato con cut out laterali, maniche a farfalla e volant sul fondo. Ho scelto la S, volendo potevo anche abbondare e scegliere una M, però diciamo che può andare. Il tessuto è 100% poliestere, un tessuto morbido, non leggerissimo perché è interamente foderato e non trasparente e neanche elastico, ed è caratterizzato a questa fantasia, come vedete, sui toni del blu, dell'azzurro, che richiama un po' gli abissi, le profondità del mare. A me piace molto, devo dire, questa fantasia. Per quanto riguarda il modello, come vedete ha questa scollatura, quindi scollo tondo, maniche a farfalla che aggiungono un tocco romantico all'abito, ha questa plissettatura quindi sul petto che impreziosisce un po' il décolleté, e poi è caratterizzato da questi due ampi ritagli laterali, quindi diciamo così super sensuali, e su di me magari no, però sicuramente lo sono. Che volevo dire poi, che quando mi fermo, quando mi impallo non mi riprendo più, comunque poi il modello è aderente fino ai fianchi e poi scende ampio fino al fondo, leggermente svasato, e termina con un ampio volant sul fondo. Anche questo non è un abito lunghissimo, quindi volendo potete anche portarlo con delle scarpe basse, io però lo vedo bene con un bel sandalo alto per le serate estive. Secondo me è un bell'abito, è un abito fluido, è un abito anche particolare, affascinante, molto attuale grazie a questi ritagli laterali che ormai sono un po' dappertutto, quindi io personalmente insomma la sera in vacanza lo indosserò con piacere. Chiudiamo in bellezza con questo maxi abito bianco in chiffon con fantasia floreale e maniche a farfalla. Indosso la taglia S, la più piccola disponibile, infatti leggermente grande per me che solitamente indosso la XS. L'ho trovata, io l'ho scelto con base bianca, ma lo trovate anche con base rosa e verde. Il tessuto è 100% poliestere, è abbastanza insomma leggero, comunque non elastico, è interamente foderato. E per quanto riguarda la fantasia, come vedete, è molto carina, perché questa fantasia quindi floreale sui toni del rosa, albicocca, beige e marrone su base bianca, quindi una fantasia molto delicata. Il modello ha un'ampia scollatura a V con plissettatura quindi frontale e anche coppe quindi interne che impreziosiscono il décolleté. Ha queste maniche ampie e svolazzanti a farfalla che arrivano praticamente fino al gomito e che aggiungono movimento al capo. Ha un'ampia scollatura a V anche sul retro, si chiude con una lunga cerniera, quindi sempre sul retro. Il taglio è a vita alta e poi scende morbido, quindi svasato fino ai piedi. Questo è un abito lungo, questo è senza tacchi, striscia per terra, quindi va portato necessariamente appunto con le scarpe alte, ed è un modello che praticamente slancia la figura perché punta quindi l'attenzione insomma sulla parte, richiama l'attenzione sulla parte superiore del corpo, quindi è perfetto per nascondere
qualche rotondità indesiderata, un po' di pancetta, insomma un abito che veste bene assolutamente senza segnare. Devo dire che è un abito che mi ha veramente stupito in positivo, un abito ben strutturato, ha anche le coppe insomma interne cucite, che appunto fa secondo me una splendida figura. È un abito che ci trasforma nella primavera del Botticelli, scenografico ma nello stesso tempo delicato, romantico e femminile, che io vedo veramente perfetto per battesimi e cresimi, battesimi, cresime e cerimonie estive. E diciamo che io non sono proprio super soddisfatta come al solito, ho un po' toppato con qualche capo, ma soprattutto perché sto facendo la radioterapia al seno e non sapendo l'effetto che avrebbe avuto sulla pelle ho cercato di evitare di scegliere dei capi troppo estivi, insomma troppo scoperti sulla parte superiore del corpo, per paura poi di non poterveli mostrare. E comunque ci rifaremo ovviamente, se Dio vuole, dopo le vacanze. Ad ogni modo spero comunque di avervi fornito qualche spunto per i vostri acquisti, vi ricordo il codice sconto giù nell'info box e vi mando un grosso bacione.